Assessore Paparelli, intanto la ringrazio della sua presenza. E sono presenti in aula per la questione del question time i consiglieri Carbonari e Liberati in merito all'oggetto numero 147, atto numero 1515. Chiedo gentilmente ai consiglieri Liberati e Carbonari, chi di due interroga, se sono pronti per interrogare l'assessore Paparelli. Chi interroga? Prego, consigliere Liberati. Sì, grazie. Dunque, come è noto, in merito alla vicenda del terremoto, degli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre del 2016, si sono registrati tanti ritardi dovuti alla burocrazia, essenzialmente dovuti a un coacervo di situazioni, ma anche di normative che poi sono state prodotte quasi illimitatamente, determinando anche grandi ritardi nella ricostruzione, ad esempio, che non parte proprio perché, come hanno riferito gli ordini, c'è un estremo groviglio di normative che si intrecciano, non consentendo di presentare progetti. Sul tema del terremoto abbiamo più volte interrogato, tentando di spronare l'amministrazione regionale e quindi la politica a fare di più e di meglio. Naturalmente ci rendiamo perfettamente conto di quanto sia complicato agire in un contesto simile, ma è anche vero che purtroppo tanti avvoltoi già sono attivi in loco per accaparrarsi commesse e risorse pubbliche senza troppi problemi, pur a fronte di tante normative che dovrebbero tutelare la società e le comunità locali da questo genere di attacchi. E allora, in particolare sul danno indiretto, abbiamo verificato che rispetto a quanto legiferato dal Parlamento, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la concessione e l'erogazione dei contributi non sarebbe stata poi davvero mai attivata, non è mai partita. Il danno indiretto, tante volte evocato anche in quest'Aula, necessita per partire di una serie di misure da parte della Giunta regionale che ci aspettiamo che siano state, specialmente almeno nelle ultime settimane, magari dopo l'interrogazione, poste in essere. E allora quello che chiediamo, anche considerando appunto la lettera della legge, dei decreti relativi al terremoto, quello che chiediamo è se e quando questo provvedimento, queste misure necessarie per l'attivazione dell'erogazione alle imprese umbre colpite dal sisma, ecco, se questi provvedimenti, insomma, siano stati posti in essere dalla Giunta e quando. Qualora non fossero, se si rischia di perdere quei contributi, quei milioni di euro che la Regione Umbria comunque avrebbe per diritto. Grazie. Prego, Assessore. Sì, come è noto, l'iniziativa sul cosiddetto danno indiretto è stata un'iniziativa che per la prima volta si è registrata nel corso, è andata a buon fine, grazie anche all'iniziativa del Consiglio regionale nella sua interezza che l'ha sostenuta, ed è stata andata a buon fine nel senso che l'articolo 20 del decreto 20 bis del decreto legge 189 del 2016, al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese, del settore turistico, dei servizi connessi, eccetera, eccetera, ha stanziato un importo di 23 milioni di euro complessivamente per le regioni. È stato un successo importante questo della Regione Umbria, in primo luogo perché, grazie a un mio, escamotaggio, se così si può definire, sono state inserite le province per avere il danno diretto sul cui territorio ricadono i comuni che fanno parte del cratere, che nel nostro caso
diciamo, era l'intera regione, superando l'impasse iniziale per cui il governo, diciamo, aveva delle remore, perché se avessimo inserito le quattro regioni ci saremmo ritrovati diciamo il Lazio nella sua interezza con Roma eccetera, e quindi sarebbe stato impossibile mettere in campo una misura di così importante. Poi il Parlamento ha migliorato, diciamo, questo stanziamento, portandolo da 23 a 46 milioni di euro, e nella ripartizione credo che abbiamo fatto un buon risultato, perché la Regione Umbria ha portato a casa, invece che anziché il 14% delle risorse che normalmente vengono ripartite tra le quattro regioni, abbiamo portato a casa il 19%. Subito dopo l'emanazione del decreto, avvenuta verso la fine di dicembre, noi abbiamo messo in moto una prima delibera, una prima informativa di giunta regionale, con cui ho proposto, diciamo, al vicecommissario, in questo caso al presidente della regione, ho proposto una serie di criteri che potevano essere, diciamo, utilizzati per l'emanazione degli avvisi. Ovviamente noi abbiamo scelto questa serie di criteri di confrontarli, di fare un primo atto di preadozione per confrontarli poi con le parti sociali e con le associazioni di categoria, dove ci siamo confrontati diverse volte con diverse possibilità di utilizzare, diciamo, quello che la normativa ci metteva a disposizione nella maniera più adeguata possibile per andare incontro a quelle imprese che avevano subito una perdita di fatturato superiore al 30%. Alla fine di questo percorso eravamo addivenuti a una prima soluzione che non era contemplata dalle norme, che ci sembrava la più idonea, ma non era neanche, come dire, vietata dalle norme stesse, ma sulla quale non abbiamo avuto un esito positivo, per cui io ho assunto definitivamente la decisione di proporre al vicecommissario, diciamo, l'utilizzo della riserva del 50% dei fondi per le imprese del cratere e l'utilizzo della maniera trasparente della graduatoria decrescente in ordine di perdita di fatturato. Quindi questi saranno i due criteri su cui nei prossimi giorni sarà emanato l'avviso, che sono criteri previsti dal decreto ministeriale. Abbiamo utilizzato la riserva del 50% per le imprese del cratere, le quali ovviamente potranno insistere anche sul resto del 50%, e abbiamo deciso di utilizzare non la procedura a sportello, ma la procedura della graduatoria decrescente in ordine di perdita, diciamo, di fatturato. Questo per favorire le imprese che hanno avuto maggiori perdite rispetto a quelle che hanno subite di minori. Per il resto abbiamo deciso di utilizzare tutti i codici Adeco che la legge, diciamo, i settori che la legge, il decreto, anzi attuativo della legge, ci ha messo a disposizione. Quindi siamo in attesa adesso, nei prossimi giorni, sarà in fase di elaborazione, di emanazione dell'avviso da parte del vicecommissario sulla base di questi criteri che sono stati dettati su mia proposta alla giunta regionale. Grazie assessore, consigliere Liberati, sì, la sintesi Presidente, per rimanere nei tempi, grazie. Grazie. Ma è però evidente purtroppo che non avete rispettato i 60 giorni che invece il decreto imponeva, quindi dall'11 agosto 2017 siamo nel febbraio 2018. Mi faccia un attimo parlare, ottobre pubblicato, ma il decreto è dell'11 agosto, i 60 giorni sono scaduti a un pezzo, le imprese hanno personale, hanno mutui, e questo va a gravare pesantemente, no, ulteriormente, non soltanto nell'area del cratere, ma per tutte quelle aziende che sono state colpite al di là del cratere, in una fascia molto estesa, un'area molto estesa che in qualche modo potrebbe ricadere sull'intera Umbria, purtroppo, come sappiamo. E allora, se aggiungiamo a questo il grande tema dello spopolamento, delle casette che arrivano con grande ritardo e tutto quello che abbiamo finora verificato, io credo che si possa e si debba fare molto di più. Credo che, trascorso quasi un anno e mezzo dal primo evento, sia grave che la politica risponda ancora con così grande lentezza. Bastava forse fare un copia e incolla di quanto avevano fatto le altre regioni, e mi riferisco in particolare al vice commissario alla ricostruzione, alla Presidente Marini. Non è stato fatto e non è bene. Grazie.
Grazie consigliere Liberati. Adesso procediamo con l'interrogazione del consigliere Rometti all'assessore Barberini. Voglio evidenziare anche che ci sono in aula i consiglieri Casciarri e il consigliere Chiacchieroni per proseguire poi tutto l'articolo, tutto il tempo per il question time. Quindi prego consigliere Rometti e ringrazio l'assessore Barberini per la sua persistente presenza in aula. Grazie. Grazie Presidente. L'interrogazione tratta un argomento molto sentito in quella parte della nostra regione che riguarda il fatto che nel momento della chiusura dell'ospedale di Città della Pieve, naturalmente questo ha determinato anche la chiusura del pronto soccorso che era annesso all'ospedale. Inizialmente si è cercato di sostituire, di dare una risposta attraverso un punto di prima assistenza che poi successivamente è stato anche rafforzato in un punto di primo soccorso. L'argomento è diventato anche di attualità sui giornali, sulla stampa a seguito dell'incidente che ci fu e alla prontezza con la quale diciamo, fu possibile fare un intervento di pronto soccorso appunto per quel che riguarda l'incidente stesso. Ecco, si tratta di capire dalla Giunta se è sufficiente, diciamo, questo punto di primo soccorso, anche magari con interventi che possano rafforzarne la capacità di risposta e di intervento, oppure si deve magari pensare addirittura al ripristino di un pronto soccorso, che mi rendo conto in assenza di un presidio ospedaliero è un qualcosa che può determinare dei problemi organizzativi, però credo che in quella parte del nostro territorio, diciamo, ci debba essere una capacità di intervento che forse in questo momento non è pienamente garantita. Grazie. Grazie assessore. Consigliere, prego assessore. Sì, il tema è assolutamente di tutta evidenza, ma la scelta su Città della Pieve deriva esclusivamente dal riordino delle reti ospedaliere che ha interessato tutte le regioni del nostro paese in applicazione del decreto ministeriale 70/2015, dove nella sostanza, per effetto del quale nella sostanza i presidi ospedalieri che non avevano adeguata bacino e adeguata casistica sono stati oggetto di riconversioni. Tutto questo però non ha portato ad un abbandono di quel territorio, perché gli interventi che sono stati messi in atto sono interventi di tutto rispetto che garantiscono la presenza del servizio sanitario regionale in quel territorio, un territorio sicuramente disagiato anche per la distanza che si trova rispetto a presidi ospedalieri del resto della regione, in particolare la distanza dal presidio di Castiglione del Lago, ma soprattutto dall'azienda ospedaliera di Perugia. L'intervento che è stato fatto posto che il pronto soccorso non può essere realizzato in una struttura se non c'è un presidio ospedaliero, per effetto di questa semplice constatazione però gli interventi che sono stati messi in atto garantiscono la tempestività dei soccorsi e in particolar modo viene garantito la presenza di un punto di primo soccorso, e qui la riconversione rispetto alla prima tipologia di prima assistenza ipotizzata nell'interrogazione, un punto di primo soccorso con medico e infermiere H24. Accanto a questo c'è anche una postazione mobile, quindi con ambulanza, con medico, infermiere e autista H24. In caso di impiego dell'ambulanza rimane attivo il punto di primo soccorso con medico e infermiere. Nel caso sia necessario attivare contemporaneamente una seconda ambulanza, questa sarà costituita da un autista reperibile e dall'infermiere del punto di primo soccorso.
Pertanto in questa situazione particolare di doppio impiego il punto di primo soccorso, nel punto di primo soccorso rimane esclusivamente il medico sino al rientro di tutte e due le autoambulanze. Nel frattempo però su Città della Pieve sono stati fatti interventi particolarmente significativi. Il primo è la realizzazione di una RSA da 20 posti che è già attiva e funzionante da alcuni mesi. Nell'ex presidio ospedaliero di Città della Pieve sono e saranno attivati, potenziati delle prestazioni ambulatoriali articolate su 5-6 giorni. All'interno della struttura, non appena saranno completati i lavori di ristrutturazione, saranno ampliati i servizi del DAI e sarà inserita un servizio di riabilitazione estensiva da circa 20 posti. Sarà potenziato il servizio di radiologia e sarà installata anche una risonanza. Per quanto riguarda le prestazioni dell'emergenza-urgenza, è tra l'altro intenzione dell'amministrazione regionale, in accordo con le ASL di competenza, installare anche delle postazioni di elisoccorso, delle piste atterraggio di elisoccorso, attrezzate anche per il volo notturno e per il volo in condizioni difficili climatiche. Queste postazioni saranno messe all'interno dei 7 ospedali della rete in emergenza-urgenza e 2 postazioni al di fuori dei presidi ospedalieri saranno appunto collocate, una a Norcia e l'altra a Città della Pieve, quindi come ulteriore tempestività e garanzia degli interventi anche nelle situazioni di estrema urgenza. Insomma, mi sembra di poter dire che su Città della Pieve questa somma organica di interventi dà sicuramente prospettive e sicurezza a quel territorio. Saranno oggetto, non appena completato l'intervento di ristrutturazione del presidio, di valutazione e, se del caso, di anche ulteriore implementazione laddove se ne ravvisasse la necessità. Grazie Assessore. Prego Consigliere Rometti per la replica. Prendo atto della risposta dell'Assessore, peraltro l'interrogazione a qualche mese, quindi nel frattempo probabilmente sono intervenuti, peraltro anche se ne è occupata la terza commissione con il Presidente Solinas che è qui, e quindi probabilmente sono intervenuti quegli interventi di potenziamento che adesso l'Assessore ha detto, quindi insomma prendo atto e mi dichiaro soddisfatto. Grazie Consigliere Rometti. Proseguiamo con l'atto, l'oggetto numero 139. Atto 1505, interroga la consigliera Casciari e interroga l'assessore Barberini, prego. Sì, grazie. Anch'io ringrazio l'assessore per la sua presenza. Questa mia interrogazione è un tema che riguarda in realtà due temi molto legati. Da una parte il randagismo e dall'altra, in maniera inversamente proporzionale, il tasso di microcippatura degli animali d'affezione. Da poco il testo unico in materia di sanità e servizi sociali ha posto appunto l'attenzione sulla l'implementazione e lo sviluppo dell'anagrafe regionale informatizzata degli animali di affezione prevedendo anche l'accesso alla stessa anagrafe da parte dei comuni e dei competenti soggetti deputati al controllo. Allo stesso testo unico ha previsto che il proprietario di un cane, in questo caso, sia tenuto alla registrazione dell'animale all'anagrafe regionale informatizzata entro 60 giorni dalla nascita o entro 10 giorni dal suo possesso. I costi sono sostenuti a carico del proprietario e in caso di smarrimento dell'animale registrato, di furto, di cessione, cambio di residenza o morte, il proprietario e il detentore sono tenuti appunto a registrare la variazione dei dati relativi all'animale proprio al servizio veterinario e quindi viene modificato l'anagrafe stessa. Dall'altra parte però la legislazione prevede che i cani vaganti
siano catturati dai servizi veterinari della ASL e poi, se possibile, e qui viene il quid, restituiti al legittimo proprietario. E naturalmente questo però in Umbria sembra, e qui chiedo all'assessore chiarimenti, che ancora molti cani siano privi del dispositivo di identificazione, o meglio microchip, e quindi se catturati non possono essere restituiti, rimanendo pertanto in carico ai canili pubblici. Faccio presente che ogni cane costa agli enti pubblici circa 1000 euro l'anno, e a questo va aggiunto il fatto che la permanenza in un canile, per quanto possa essere, diciamo, confortevole, non è comunque la condizione migliore che si possa augurare a un animale d'affezione. Tra l'altro, in caso di riconoscimento del proprietario e dopo la notifica eventuale della detenzione dell'animale in uno dei canili sanitari, lo stesso proprietario ha l'obbligo di ritirare il cane e di pagare tutte le spese sostenute dal momento della permanenza presso il canile come da tariffario regionali. E anche, diciamo, sulle cronache, un po' che i canili sanitari soffrono anche in qualche modo, anche stagionalmente, ma non solo, di un sovraffollamento. E ripeto, forse sarebbe opportuno, e qui chiedo all'assessore se ci sono dei dati aggiornati sulla percentuale di microcippatura degli animali d'affezione a livello regionale, e questo naturalmente è proporzionale a quanti cani i canili sanitari riescono a restituire, perché se sono microcippati in automatico vengono chiamati i proprietari, e per sapere quali sono gli intendimenti e se ci sono proposte della giunta regionale per incentivare per esempio la microcippatura e la registrazione conseguente all'anagrafe regionale, e dall'altro se ci sono campagne di sensibilizzazione per promuovere l'adozione degli animali che si trovano nei canili pubblici spesso perché proprio non sono identificabili i proprietari. Prego, assessore. Sì, grazie. Il tema è assolutamente degno di attenzione. Lo abbiamo fatto da ultimo anche con una serie di interventi inseriti all'interno del piano di prevenzione 2014-2018 approvato da questa amministrazione regionale, e ha per oggetto in sostanza una popolazione canina che stimiamo essere all'incirca di 250.000 soggetti. Per la verità è possibile che ci sia una sovrastima di questo valore, in quanto si tarda molto spesso nella segnalazione dei decessi dei cani. Normalmente La microcippatura riguarda grosso modo ogni anno il 7-8% della platea complessiva, quindi nell'ordine di circa 20.000 cani nuovi. La microcippatura avviene all'incirca per i due terzi tramite veterinari liberi professionisti e per il restante terzo dal servizio pubblico veterinario delle due ASL territoriali. Ogni anno nella nostra regione, statisticamente, che questa è una media storica degli ultimi 5 anni, vengono catturati mediamente 2000 cani all'anno. Di questi 2000 capi, circa il 40% vengono restituiti ai legittimi proprietari, in quanto ovviamente essendo microchippati. Un altro 30% trova un nuovo proprietario dopo il periodo di stazionamento presso il canile sanitario, il restante 30% resta ospite nei canili rifugio. Gli interventi che abbiamo intenzione di attuare, alla luce anche di una serie di, diciamo, incontri che si sono tenuti nel corso di questi ultimi mesi, in particolare l'ultimo incontro tenutosi con le nostre aziende sanitarie e con gli ordini professionali dei veterinari, l'ultimo si è tenuto con ANCI Umbra e con i rappresentanti dello sportello Quattro Zampe, incontro che si è tenuto il 31 gennaio del 2018, ha individuato una sorta di interventi, di roadmap che vorremmo
realizzare gli interventi si traducono in 6 distinte iniziative. La prima, la necessità di una campagna periodica da farsi annualmente in accordo con l'Ordine dei Veterinari. Promuovere una campagna, il secondo intervento, una campagna informativa in materia per rendere edotti e consapevoli i possessori dei cani delle opportunità ma anche delle sanzioni per gli eventuali trasgressori. La terza iniziativa, promuovere l'intensificazione della vigilanza sul territorio del controllo della microcippatura dei cani, attività che verrà concordata tra i servizi veterinari ed i comuni. Ovviamente questa iniziativa sarà attuata al termine della campagna di promozione. Rendere visibili tutti i cani ricoverati all'interno dei canili e dei rifugi attraverso strumenti social, in particolare la pagina Facebook dello Sportello Quattro Zampe, ai fini di agevolare e promuovere l'adozione dei cani stessi. Razionalizzare l'offerta attuale dei canili sia sanitari che rifugio, tendendo ad una riduzione del numero dei canili, e da ultimo incentivare la realizzazione di canili rifugio a valenza comprensoriale e ripartirne i costi di gestione tra gli stessi comuni secondo criteri per abitante, non come avviene ora per territorio di cattura. I comuni infatti complessivamente spendono per questa attività nella nostra regione circa 4 milioni l'anno per il randagismo, con evidenti oscillazioni che vanno però a penalizzare prevalentemente i piccoli comuni. Noi pensiamo che queste 6 iniziative che attueremo nel corso di quest'anno in qualche modo favoriranno una diminuzione del numero dei cani che randagi, e soprattutto e quindi avranno anche degli effetti sui bilanci dei nostri comuni. Grazie assessore, prego consigliera Casciari per la replica. Sì, grazie assessore Barberini. I dati insomma sono sulla microcippatura sono credo bassi, ancora bassi, quindi è urgente intervenire in questo ambito. E anche da quello che so la percentuale di restituzione nelle varie aree regionali non è omogenea, quindi forse anche questo a livello dei servizi appunto veterinari ci sarebbe bisogno di una maggiore anche confronto, perché evidentemente ci sono delle migliori pratiche rispetto ad altri in questo tema. Grazie.